7 kg di cipolle, 14 teglie tra grandi e piccole. Questi i numeri della degustazione di Tirot che si è svolta al mercato contadino di Borgo Chiesanuova. Chi voleva saperne di più è stato invitato nella cucina consortile per scoprire i segreti e ricevere consigli da Tarcisio e sua moglie. I segreti per cucinare un buon Tirot. Allora, io ho una ricetta mia che non è molto dissimile da quella originale. Si impasta, facciamo 1 chilo di farina con lievito di birra, un pizzico di sale e un pizzico di zucchero che aiuta la lievitazione. Più lievito sciolto nell'acqua tiepida. Poi, una volta fatto questo impasto, che deve risultare molto colloso, perché poi si tratta di tirarlo con le dita nella teglia, tirarlo, per questo probabilmente si chiama tirot, viene aggiunta la cipolla tagliata sottile, 1 chilo di farina, 1 chilo di cipolla. Dopodiché si stende questo impasto quasi liquido, colloso, sopra una teglia, carta da forno magari sul fondo, per uno spessore di 8 mm circa, 1 centimetro al massimo. Quando è ben disteso, si lascia lì per 3/4 d'ora, 1 ora a lievitare. Quando si vede che è lievitato, si inforna a una temperatura di 100, dai 100 ai 120 gradi. Deve stare in forno circa 50 minuti. Quando si vede che è bello rosso, cotto, si estrae dal forno. Poi io faccio una cosa di questo tipo. Siccome ho messo poco sale all'inizio, metto una spennellata d'olio sopra tutto il tirotto e aggiungo il sale. Taglio a fette ed il tirotto è pronto. Attenzione solo alla lievitazione, che è la fase più importante. Il tirotto deve lievitare in un luogo non freddo, senza correnti d'aria e aspettare il tempo necessario. Quando è bello gonfio, è pronto per essere infornato. Tra chi lo conosceva già e chi lo mangiava per la prima volta, il tirotto è stato molto gradito. A riscuotere molto successo anche gli anelli di cipolla fritta, sempre con le cipolle di Sermide. Il tirotto l'aveva già assaggiato? Sì, però più alto. La focaccia era più alta. Questo com'è? Ah, buono. Poi anche caldo. Signora mi diceva che è la prima volta? E com'è? Gradevole, direi gustoso. È piacevole. Lo conosceva già il Tirot? Sì, sono andata a Falonica, alla fiera. Com'è? Le piace? Molto. Io sono venuta subito e dopo andiamo a vedere che fanno la dimostrazione. Com'è il Tirot? Buono? Sempre mangiare. Sempre? Sempre.